Studio di Tempo Radio per Filo Diretto è tornato Giorgio Bignotti, presidente di Coiseco, anche se oggi ci parlerà in una veste particolare. Buongiorno presidente, bentornato. Buongiorno a lei e grazie dell'occasione. Allora, noi ovviamente invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e i messaggi WhatsApp è il 348-31-88339. Siamo anche in diretta streaming su Facebook e Twitter, le pagine sono quelle del Gazzettino Nuovo e Tempo Radio, e su YouTube Tempo Radio Live. Allora, di cosa parliamo, presidente? Beh, intanto mi permetta di ringraziare il direttore, il Gazzettino e la radio per le opportunità che mi stanno dando. Nel numero passato del Gazzettino è uscito un mio articolo sulle vicende dell'Ucraina e ringrazio ulteriormente il direttore per la disponibilità, e oggi perché mi dà un'ulteriore possibilità di esporre alcune idee, alcuni progetti che da anni sto elaborando e che sto iniziando, che vanno al di là del ruolo di presidente della Coiseco. Cioè? Uscirà un articolo settimana prossima sul Gazzettino in cui nell'articolo si comunicherà, poi ritornerò in radio nel mese di maggio per comunicare che con il mese di maggio cesserà il mio ruolo all'interno di Coiseco come presidente, come amministratore. Rimarrò all'interno del team per svolgere e per dare tutte quelle serie di informazioni che in questi anni io ho maturato. Poi piano piano, come giusto che sia, la mia presenza all'interno di Coiseco sarà sempre meno, fino a che giustamente saranno altre persone a proseguire questo compito che, diciamo, è stata una parte. Però indolore, cioè è graduale, abbiamo capito. Beh, sì. Però sa, le uscite non sono mai indolori, no, c'è sempre vero, un po' di sofferenza. Sì. Però è giusto che il mondo si è giovani, si diventa persone adulte, poi si diventa vecchi, cioè è il percorso della vita ed è giusto che sia così. Perciò oggi non parleremo di Coiseco, che ne riparleremo a maggio, ma parleremo dei miei progetti futuri, mettiamola bene, così. Bene, benissimo. Allora parliamo di questi, di cosa ci dica, allora, noi non sappiamo nulla, quindi... È vero che questa è un'idea che è nata tra me e Beschi nell'incontro per la preparazione dell'articolo che uscirà settimana prossima. Allora, io sono una persona attiva, nel senso che la mia vita è sempre stata molto, molto impegnata dagli anni 80 nell'impegno politico, poi come istruttore di arti marziali, come fondatore e diciamo parte fondante di Coiseco, e oggi voglio prendermi il tempo libero per organizzare, per costruire alcune associazioni per le mie passioni giovanili, che sono due principalmente. Una è la passione ai trenini e una è la passione per lo studio delle stelle, per l'astronomia, per chi studia, insomma, per gli astrofi, insomma, per queste cose. E l'occasione che mi dà questa mattina è proprio quella di sviscerare, di portare a conoscenza di chi in Castiglione non solo è interessato su questi due interessi, il mondo delle stelle e il mondo dei trenini in scala CO, di poter assieme a me e ad altre figure e ad altre persone di costruire questo progetto, che adesso cercherò di spiegare come si dovrebbe sviluppare, perché è chiaro che nella mia testa adesso adesso tutti i ragazzi che hanno superato da alcuni mesi 15 anni si staranno chiedendo: lei da bambino di che partito era? Dei Lima o dei Rivarussi? No, questo è un momento importante, questo ce lo deve dire. Allora, io sono partito con i Lima. Ecco. Però, chiaramente, maturando, a parte che anche i Lima, anche i modelli Lima degli anni, io ho iniziato nella metà degli anni 70, si erano fatti bene. È chiaro che col passare degli anni, chiaramente, anche con le capacità economiche che da ragazzino ad adulto sono cambiate, mi sono permesso di acquistare locomotori della Rivarossi, della Rocco, e chiaramente oggi ho un parco ferroviario che mi posso permettere, che diciamo è a livello di paesi del terzo mondo, dai, tra treni. Questo è molto italiano, perché noi da Guelfi e Ghibellini, i chitarristi Fender e Gibson, trenini, Lima, Rivarossi, poi dopo ci sono anche altre cose ancora più, è normale. Vespa, Lambretta. Beh, oggi i modelli, ci sono alcuni modelli, io
compro tutti i mesi riviste di modellismo, di training, e oggi ci sono modelli della Lima, perché la Lima nel corso degli anni, come la Riva Rossi, hanno avuto vicende travagliate, e fanno oggi modelli a un buon livello, a un buon livello, tant'è che il costo per un locomotore va a 200, 300, 400 euro, non è che costi una carrozza costa sui 30-40 euro, insomma, una carrozza, diciamo un carro merci, invece una carrozza costa anche 150, insomma, cioè oggi il parco mezzi per i modellisti ha dei costi, tant'è che uno dei motivi per cui sono qua è anche questo, insomma, che costruire un plastico, a parte che ci vogliono anni e anni, ma ha anche un costo economico, oltre che di spazi, che non è indifferente. Io ho un plastico che è 2-3 metri per un metro e mezzo, però, bello. Che è un plastico, diciamo, normalissimo. Conosco dei castiglionesi che hanno plastici, confronto al mio, veramente a un livello, cioè una rete ferroviaria molto proprio superiore. L'idea era proprio questa. Io questo plastico sto a decidere i treni, cosa ne faccio? L'idea era quella, appunto, di costruire assieme ad altri amanti dei treni, trovando uno spazio ideale, un salone, qui è chiaro che bisogna rivolgersi o alle amministrazioni comunali o a qualche artigiano che ha comunque degli spazi di un certo livello, per poter mettere la mia disponibilità, cioè il mio platico, cioè tutte le mie attrezzature a disposizione della collettività, fare poi un'associazione, e che questa associazione poi diventi un bene pubblico, insomma, come fosse una libreria, in modo che i cittadini possano anche partecipare alla costruzione del plastico, chiaramente attraverso un percorso che va costruito. Bello, sì. Ma che diventi non so, come il plastico Cineo a Brescia. Chi è andato a Brescia, è andato al castello di Brescia, c'è un plastico enorme fatto da un'associazione di amici del treno, di ferrovieri, che oggi è una passione a Milano, insomma, tiene via un salone dei seminterrati, può diventare anche un momento di aggregazione, ma anche di portare a Castiglione un pubblico diverso dal solito, dalla cultura. Beh, sai che una delle principali attrazioni, per esempio, della Svizzera è la riproduzione in scala della Svizzera, dove ci sono addirittura i modellini dei treni, si fermano al semaforo rosso, ripartono quando c'è il verde. È un po' così anche il mio plastico, è un po' così. Beh, anche il fantastico. Mio. Chiaramente il mio è basato su tre linee e su una piccola stazione, ma è un plastico molto semplice, nulla di. Lì si prendono in affitto i bambini, eventualmente, se uno è adulto e si vergogna di andare da solo, dice porta il nipotino. In realtà l'adulto si diverte molto di più del bambino. No, io infatti non sono un costruttore di case, o io di elettricità e di tecnologia ci capisco pochissimo, io sono proprio un patito di far andare i treni, cioè la mia passione è proprio quella di fare i convogli, farli andare, perciò è per questo che voglio costruire questa associazione, perché le mie conoscenze sono proprio molto limitate, riconoscendo i miei limiti. Se voglio ampliare questo progetto, è chiaro che mi devo rivolgere comunque ad altre persone che abbiano capacità. E poi la mia idea è, ciò che in Castiglione ci sono molte persone che hanno plastici ferroviari, alcuni anche inutilizzati, mi piacerebbe, insomma, che queste persone cedano in maniera gratuita il loro plastico a questa associazione, e che poi questi plastici vengano uniti attraverso un lavoro di assemblaggio, così, per trasformare un piccolo plastico in un plastico che permetta ai bambini, come anche mosaico, ai adulti, tessera, esatto, sì. Questa è un po', diciamo, la mia idea. E su questo progetto chiaramente ho già un gruppo di persone, ci dovremmo vedere, presumo, tarda primavera per iniziare, però è chiaro che sono fondamentali due cose. Da una parte la disponibilità della struttura, e io spero che attraverso alcune persone che sicuramente contano nell'ambito territoriale molto più di me, molto più del sottoscritto, possano incidere o in qualche industriale o nel comune, per avere una struttura pubblica per poter, appunto, poter costruire questo plastico, oppure assemblare i plastici che nel frattempo si raccolgono. E l'altra è sicuramente quello delle sottoscrizioni, perché chiaramente costruire un plastico ci vogliono centinaia e centinaia di euro, perciò certo. È chiaro che non si può contare sulle proprie forze. Però io so che c'era un industriale castiglionese molto amante dei treni negli anni 70,
che avevo un enorme platico, che a me non faccio nomi perché giustamente non vorrei fare delle gaffe, che questa persona ad esempio, suo papà era un noto, tra l'altro di nazionalità non italiana, e così aggiungo un ulteriore tassello alla persona che se è in ascolto può capire di chi parlo, che so che aveva un enorme plastico, potrebbe questa persona essere uno dei protagonisti della nuova associazione che sto andando a costruire, ecco. E questo è uno dei primi temi su cui appunto è uno dei motivi per cui sono venuto in radio. Benissimo. Approfittando di Coiseco. Allora, in maniera impropria. Questa è una, perché poi ci hanno detto che c'è un'altra, dopo ha parlato di stelle, dopo dobbiamo vedere che cosa. Comunque, ci fermiamo un attimino, ma torniamo subito con Giorgio Bignotti, presidente di Coiseco e fondatore di questa associazione. Adesso andiamo a vedere, insomma, ci troviamo tra un paio di minuti. In compagnia di Giorgio Bignotti, presidente di Coiseco e adesso fondatore, abbiamo allora un'associazione per quanto riguarda i trenini, appunto il modellismo dei treni, e poi c'è anche quell'altra che ci lascia un attimino, ci ha detto le stelle, ma non abbiamo capito. Cioè, io penso che da giovani, io poi ho viaggiato per diciamo mezzo mondo negli anni 70-80, penso che guardare di sera le stelle sia un piacere non comune. E da piccolo avevo un piccolo telescopio coperniano in cui guardavo la luna. Questa passione mi è sempre rimasta, tant'è che negli anni 70-80 compravo riviste di astronomia, poi negli anni 90 ho autocostruito un telescopio riflettore della Newton e di fatto ho iniziato, poi chiaramente purtroppo in casa, essendo oggi le case piccole, mi si è rotto e ho fatto tutti gli anni 2000 fermandomi, finché sono riuscito a conoscere alcune persone in Castiglione che in parte mi hanno aggiustato il telescopio e dall'altro sicuramente molto più avanti di me, perché io sono proprio un neofilo, cioè proprio le mie conoscenze sull'uso dei telescopi è proprio da principiante. Ho conosciuto queste persone, ci siamo già visti in una sera di fuori a fare una pizzata in compagnia, abbiamo costruito questa associazione, tant'è che speravo che questa mattina ci fosse anche diciamo un collaboratore di questa associazione appunto per presentarla ufficialmente, faremo un articolo, però l'idea è quella di iniziare a vederci o nelle serate o nelle mattinate per iniziare a studiare un po' le stelle coinvolgendo le scuole. Questo è l'obiettivo, cioè questa associazione ha lo scopo di creare un amore per il cielo, ma cercando di coinvolgere in questa attività soprattutto le scuole, perché sicuramente la conoscenza del cielo, delle stelle è oggi una parte fondamentale nella cultura generale dell'individuo. Ecco, questa è un'associazione già partita, ci stiamo muovendo, oggi è la prima diciamo uscita pubblica, anche se mi sono permesso appunto di scavalcarli un po', però ci sentirete sicuramente. Bene, è una cosa molto molto interessante, tra l'altro molto attraente, anche proprio perché il cielo è misterioso, insomma, non c'è niente da dire. Allora, io colleziono cisterne, dice Stefano Ipadeng, va bene. Non so se trenini cisterna, non sì, so. Sì, so. Ci sono i carimerci cisterna, certo. Poi sarebbe bello vedere girare un trenino per Castiglione come mezzo di trasporto. Sì, ha ragione Riccardo. Del resto, una volta c'era la tranvia. Sì, c'era la tranvia. Il tram è un piccolo treno, non, tra l'altro, tra gli appassionati ci sono anche trenini tram, tra l'altro anche, tra l'altro. Allora, ho la passione dei trenini, sono di Brescia, vorrei suggerirle di fare un'associazione come abbiamo fatto noi. Infatti, è quello che sta facendo. Mi fa piacere, se poi puoi lasciare anche le tue informazioni. La crescita è sempre, il confronto è sempre comunque un momento di crescita, perciò benissimo. Poi, allora, sono un politico casereccio di Castiglione, eravamo in consiglio comunale e tu eri conosciuto come Gogo, non so, ti ricordi, vero, che tempi? È vero, parliamo degli anni, fine anni 70-80, sì. Rimango tuttora il Gogo, anche se ormai questo soprannome lo conoscono solo, diciamo, chiamiamo gli anziani, insomma, quelli che hanno fatto un periodo di politica col sottoscritto. Sì, sono il Gogo. Poi, Gogo. Dai Giorgio, non mollare, sei troppo forte. Questo mi sa che è un appello per Coiseco, però, mi sa.
mi sa. Beh, ma io non mollo, è giusto che Koizeko, dopo, tra l'altro quest'anno è il 35esimo, è giusto che cresca, anche perché oggi sempre più le problematiche, la 2-3-1, poi quando verremo a maggio che analizzeremo in dettaglio come è cresciuto Koizeko da un anno, dal 2020, dal 2019 a oggi, chiaramente oggi gli impegni sono sempre maggiori, e poi voglio anche dedicare un po' al mio tempo, insomma, tra l'altro porto a conoscenza comunque del pubblico che sono anche uno scrittore, insomma, cioè il Covid io sono uno studioso di storia, di strategia militare, di forze armate, sempre un po', sono un non violento, nel senso che anche le arti marziali mi hanno insegnato a muovermi in questa logica, cioè del rifiuto dello scontro, anche se sembrerebbe l'opposto, chiaramente mi so difendere e abbastanza bene. Ma arti marziali, che arte, mi scusi? Io sono un karateka. Però ho fatto giudizio, ho fatto varie discipline. Ho iniziato negli anni 70, metà anni 70, insomma 75 per la precisione, perciò ho una buona conoscenza. Oggi faccio sempre palestra, ma in maniera minore, perché ho problemi alle ginocchia. Comunque, liberi di non crederci, ma fare un'arte marziale non porta alla violenza, anzi ti fa scoprire che la violenza non va usata mai, perché prendere un pugno non fa mai bene, fa male, ce ne sono che ci gode, mai trovato. E allora prenderne uno e sentirselo ti fa pensare che è meglio evitare. Esatto. è un po' insomma come il ragionamento sulla guerra, che qui oggi non tocco. Esatto. Però volevo dire che ho fatto durante il Covid un libro sulla storia delle legioni romane, che non è in vendita, è stato offerto da Koizeko con le feste natalizie a tutti i clienti Koizeko, tra l'altro una copia è stata anche donata al Gazzettino, e il Gazzettino può anche cogliere l'occasione se vorrebbe sviscerare un po' il libro, così mi dà al limite l'occasione perché ne sto facendo un altro, perché poi quando si parte ci si fa prendere un po' dalla testa, questo invece riguarda il Vallo di Adriano, quella sistema difensivo in Scozia. Sulle fortezze, sulle corti, perché in quel caso lì chi lo presidiava non erano le legioni ma erano le corti o le vessillarie o delle legioni, ed è un lavoro che dovrei terminare nel corso di quest'anno, e poi fare il mio libro fondamentale, che sono i 35 anni di Koizeko, cioè fare proprio un libro sulla storia della Koizeko che secondo me è un pezzo importante della mia vita, insomma. Ma della vita di Castiglione e della vita di italiana, anche perché è veramente affascinante, proprio quando mi ricordo la prima volta che l'avevo sentita, appunto, per cui è vero, è verissimo. Le leggo altri messaggi, presidente. Allora, Bignotti, ogni tanto arriva l'allarme meteorite, ma siamo a rischio o no secondo lei? E me l'aspettavo questo, va bene. Allora, è vero che ogni tanto c'è ormai, grazie anche agli astrofili, che ormai studiano sempre più e sempre maggiori sono coloro che si appassionano allo studio del cielo, chiaramente siamo oggi in grado, poi la NASA ha oggi tutta una serie di strutture, di strumenti per controllare le meteorite. Scalcano le orbite. E tra l'altro c'è in programma nei prossimi anni una spedizione che dovrebbe andare a colpire un meteorite, proprio per capire quale potrebbe essere l'impatto, proprio nel caso dovesse colpire la Terra, come è possibile deviarlo dal proprio percorso. Quindi fantascienza, proprio uno studio, dovrebbe partire o quest'anno o l'anno prossimo, proprio un percorso simile. Sto sperando che non ce lo devino verso di noi. Quanto è un po' il rischio, infatti quando fanno i film di fantascienza di questo tipo di solito non funziona mai così esatto. Perfettamente. Però tutti abbiamo in mente quello con Bruce Willis, sempre in canottiera. Allora, dunque vediamo, volevo però leggere, vendete i plastici, chiedo, no? Allora, il mio obiettivo è quello di raccoglierli, cioè di metterli assieme, però ci sono su internet plastici in vendita, cioè no, la mia idea è quella di raggruppare più plastici possibili e poi costruire un enorme plastico. Questa è l'idea, partendo dal mio plastico, perché io ne ho uno formato e un altro che ho in costruzione, perciò la mia idea è quella di andare ad ampliarlo, proprio perché diventi un patrimonio dei castiglionesi, perché adesso io spero di vivere molti anni, ci mancherebbe, ma siccome tutti abbiamo una fine, è chiaro che io poi ho migliaia di libri, ho modellini, ho soldati, cioè tutto questo patrimonio
mi piacerebbe che comunque non andasse perduto, ma, certo, ma rimanesse o nell'associazione o in una fondazione, insomma. Cioè io penso di avere circa forse 10.000 libri, insomma, tra libri di storia, romanzi, ed è chiaro che mi dispiacerebbe se dovesse andare perduto. Assolutamente, assolutamente. Però l'idea delle associazioni, poi ho molti libri di astronomia, molti libri di storia, di training, insomma, tutto questo progetto va anche a tutela di questa, certo, di questo materiale che in questi 68 anni della mia vita ho costruito, e non vorrei che andassero perduti. Allora, dunque, per quanto riguarda i libri, dicono: Giorgio, devi fare un libro che racconti la tua vita. Poi ancora, ho visto le ferrovie moderne, non mi piacciono, preferisco le vintage, dice Renato, lo so, e treno a vapore in particolare aveva un fascio, si andava a 40 all'ora, cioè potevano andare anche più veloci, però ora che raggiungevano. Adesso non sei più Gogo, sei un grande imprenditore, dicono anche, gli ascoltatori. Ricordiamo Margherita Hack, sicuramente, questo è poco ma sicuro. Allora, i miei treni sono periodo quarto, cioè gli anni 70-80. Mm. Anch'io, anche a me i treni attuali non mi piacciono. A me piacciono i vecchi locomotori, la tartaruga, la più famosa. La tartaruga, esatto. Questo tipo di modelli, perciò condivido quello che ha detto il... Che si chiamava la tartaruga, ma era la più veloce di tutte, certo, per ironia. Perché aveva anche il simbolo della tartarughina, infatti. Tra l'altro era un treno che era dei convogli veloci, insomma, quelli internazionali. Allora, correvo felice, correvo sull'erba, poi però dopo un poco, vabbè, a forza di guardare il cielo, vabbè, qua è già una battuta. Allora, guarda il cielo, corre rischi di pestare un ricordino, dice, era il ricordino, ho pestato un ricordino. Allora, bellissima idea, appunto quella del megaplastico, ma sarà a Castiglione, le chiedo, no? Sì, sì, l'idea è... L'idea è quella di farlo a Castiglione, chiaramente noi siamo castiglionesi, io sono un castiglionese doc e ci terrei che il pratico venga costruito a Castiglione. Perché non so, si trovano immagini dell'altra faccia della Luna, ci nascondono qualcosa? Qual è la sua teoria dell'altra faccia della Luna? Ci nascondono qualcosa? Gli extraterrestri esistono, questo è anche arrivato. No, vabbè, adesso siamo nel 2022, c'è chi ancora crede che la Terra sia piatta, insomma. Perché? Cioè, com'è fatta? Cioè, insomma, poi ognuno è legittimato a credere a tenere il proprio punto di vista, insomma, però insomma, allora, poi che gli extraterrestri esistano, io ci credo, nel senso che mi sembra assurdo che noi siamo l'unica specie intelligente in tutto diciamo, non il sistema solare ma nell'universo, insomma, mi sembra, certo, un po' difficile. Però, assolutamente. Allora, gli ultimi due messaggi: uno, si possono vedere gli anelli di Saturno, e poi il problema è l'inquinamento luminoso, vai in montagna in mezzo al mare, voi dove andate, punto di domanda. Beh, allora, andando ad esempio già a Sirmione, alle grotte di Catullo, si vede un buon panorama. Chiaramente l'ideale è Castiglione, non è il posto migliore, però anche ad esempio sulle colline che circondano Castiglione si possono vedere, tant'è che col mio telescopio io sono riuscito a vedere ad esempio Saturno e i satelliti che lo circondavano. Ah, quindi anche gli anelli, quindi sì, si vedono... Cioè, io più che gli anelli ho visto i satelliti, però il mio non è un telescopio, è un telescopio Newton, ma veramente da quattro soldi, insomma, dai, mettiamolo giù così. Dai, va bene. Allora vedremo, appunto, quando ci saranno queste associazioni, ci farà sapere, così magari organizziamo anche delle uscite, appunto. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo il presidente di Coeseco e fondatore di queste associazioni, appunto, grazie moltissimo, Giorgio Bignotti, grazie. Oh, io vi ringrazio per la gentilezza e per l'occasione che mi avete dato, ringrazio di nuovo il direttore con cui ho un ottimo rapporto e questo mi fa piacere, perché l'utilizzo oggi dei mass media è fondamentale, Grazie. Vi ringrazio di nuovo e buon lavoro a lei e a tutta la redazione. Grazie a lei. Grazie a voi.